speriamo di essercene liberati del cortile e di poter girare liberamente, ma purtroppo altre 2 settimane di zona rossa e quindi si approfitta per lavorare sulla tecnica e per riprendere a fare qualche tutorial. Una didattica tradizionale, quella che implica l'imparare il rear wheel lift, l'alzata della ruota posteriore senza ausilio del freno, per poi andare a integrare questo movimento con quello dell'alzata della ruota anteriore. Ed è proprio di questo rear wheel lift, alzata ruota posteriore senza freno, che vi voglio parlare un attimo, in quanto è una cosa che per molti, come lo è stato per me, risulta essere misteriosa e difficile da comprendere e da trovare appunto la chiave per capire quali sono i movimenti e gli spostamenti corretti che dobbiamo fare. Veniamo a noi. Capire che vanno applicate delle forze uguali e contrarie tra il manubrio, l'anteriore e i pedali. Soltanto in questo modo riusciremo a fare leva e a sollevare questa ruota. È tutto un gioco di leve e di spostamento dei pesi, che però se non riusciamo a comprendere è difficile. In pratica bisognerà applicare una forza verso avanti, quasi come se dovessimo spingere il carrello della spesa sullo sterzo, sul manubrio, e una forza verso indietro e poi leggermente verso l'alto sui pedali. È importante avere delle scarpe di qualità e dei pedali flat con dei bei pin. E il primo esercizio da fare per capire questa cosa lo facciamo semplicemente stando sulla bicicletta, così, e posizionandoci con il pedale che normalmente teniamo dietro, quindi prerequisito sapere qual è il nostro piede che preferiamo avere dietro, perché sarà quello più forte in questa manovra, sul pedale. E dobbiamo cercare, applicando una forza avanti, quindi guardate le mie mani, non sto tenendo il manubrio così, sto tenendo volutamente la mano aperta per capire dove devo applicare questa pressione e do un colpo, vedete? Spingo così, spingo in avanti proprio, in avanti, non è in basso, è in avanti e mi aggancio e tiro e vedete come va su. Provate a fare questo un po' di volte e per acquisire la posizione che dovete avere con la scarpa col pin, dovete quasi proprio arpionare, a volte addirittura tirare con le dita dentro la scarpa può aiutarvi a trovare la sensazione giusta. Acquisito questo, proviamo a portarlo in un contesto realistico e a vedere che succede applicando quello che abbiamo visto da fermi in movimento partendo dalla posizione base. Carico minimo avanti e su. Una raccomandazione, usate sempre le protezioni, magari anche dei parastinchi per provare questo esercizio, perché i primi tentativi possono portare a degli impatti con i pedali non indifferenti. Spero che queste istruzioni possano esservi state d'aiuto. Se volete ulteriori chiarimenti potete commentare il video qua sotto e cercherò di rispondervi e di aiutarvi nella migliore maniera possibile. Alla prossima e buona pratica!